Ben ritrovati in questo TG di Upel. Andremo ad approfondire con piccole pillole il fondo crea i dubbi esigibilità nel rendiconto dell'esercizio 2020. In effetti, il fondo crea i dubbi esigibilità è la vera novità dell'armonizzazione contabile. Il riferimento normativo è l'articolo 167 del testo unico, comma 2, dove si definisce che una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crea e dubbi esigibilità, il cui ammontare è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui è allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 118. In considerazione dell'ammontare dei crei dubbi e difficile esazione e non può essere destinato ad altro utilizzo. Pertanto, la sua funzione è a garanzia dei cosiddetti residui attivi, mentre nel bilancio di previsione le modalità di calcolo sono completamente diverse perché sono a garanzia delle nuove entrate di competenza. E questo argomento e soprattutto il fondo crediti è oggetto di analisi e di attenzione da parte della Corte dei Conti nell'analisi dei vari rendiconti dei diversi esercizi. E pertanto è importante analizzare i capitoli di entrata, individuare le entrate di dubbia e difficile esigibilità, le modalità per il corretto calcolo delle medie, le modalità per determinare l'accantonamento corretto e soprattutto congruo al fondo crediti da accantonare il risultato di amministrazione, nonché la compilazione corretta dei relativi prospetti, anche a seguito dell'introduzione dei nuovi prospetti allegato a 1, 2 e 3 agli equilibri di bilancio. Pertanto, alla luce di questo elenco di analisi, nel prossimo laboratorio del 15 di marzo andremo ad approfondire esattamente questi punti. Vi invito a partecipare. Grazie.